Hello, frate, mediodia, frate, mi trovo a Porto Ginesta. Come hai visto, stanno a spostare il bar, cioè il chiosco con quel mezzo fantastico, spettacolare. Giornate stupende, frate, ma de me domani finisce, frate. Domani arriva il maltempo. Vabbè, in tutta Europa. Arriva l'aria fredda, la pioggia. Godiamoci questa giornata di sole together se possibile. Ecco, tese. Ed ecco singhi. Allora, il pacchetto UPS è arrivato, quindi l'iPhone è qui. Lo vado a ritirare adesso a Casteldefels, a UPS Access Point. E poi, prima che mi scordo, te volevo dire, guardando un po' i video, no? E parlando, sai, del peso forma di qua e là, ho visto che ho un po' la faccia gonfia, un po' di panza. E allora, da oggi, disciplina, cioè basta con il vino, mi fermo un attimo, che è un mesetto che bevo il vino tutti i giorni. Tu fai come vuoi, vedi, fratello? Cioè, tu fai ovviamente quello che tu vuoi fare. Quindi io sto sempre a monitorare, visto che non ho niente da fare, quell'attività del fisico. Se sto ingrassando, se sto dimagrendo, quanto sto mangiando. Quindi non vado mai oltre quella soglia di... Non è che mi metto a dieta. Però, capito, sto attento, quindi basta con il vino, perché il vino di fatti mi fa ingrassare. Queste sono le mie problematiche. Così non faccio la fine di Tenerife, ok? E vabbè, il resto del video di ieri lo puoi guardare, insomma, forse l'hai già visto. Vedi, a Tenerife mi sono lasciato andare perché era un periodo in realtà che non sapevo cosa fare. Cioè, non volevo più lavorare, però non sapevo cosa fare. Stavo in pensione, si può dire. E senza farlo apposta, stavo preparando il mio set nel frattempo per filmare, cioè Coccinella. No? L'arredamento dentro tutto quel tempo a Tenerife, che ho fatto 9 mesi. Quindi disciplina, frate, mi sto allenando tutti i giorni, faccio almeno 60-70 flessioni, almeno, ok? Quando posso, tutte le volte che posso, un po' di corsetta, perché l'attività fisica comunque aiuta. Cioè, vederti, sai, aiuta moralmente e... Ora, ovviamente, ho difficoltà a utilizzare Google Maps e quindi pazienza, finirà presto questa cosa. Allora, Carrer d'Arcadi Balaguer 48. Che paura, oh! Dice 3,5 metri, ma sembra più basso. Allora, ho ritirato il telefono. Ha due cose. E la prima è che sono contento che l'ho ricevuto. E la seconda è che il display non me l'hanno cambiato. Non me l'hanno cambiato. Perché il mio aveva un graffio, no? Per fortuna l'ho graffiato e non mi hanno cambiato niente questi. Mi hanno preso 80 euro. Ok, mi hanno preso 80 euro dicendo che cambieranno. Io devo girare là. E cambieranno il display. Non so, Singa, se è peggio questa di Google Maps o tu. Allora, per fortuna, devo dire, per fortuna ho pagato con PayPal. Okay. State zitta. Ho pagato con PayPal e adesso faccio la reclamation a PayPal. E PayPal speriamo che mi rimborsa. Vediamo che succede. Vabbè, ho da fare grazie a Dio con la burocrazia e con rigenerati. Ladri. Sono dei ladri. Però precedenza al sole, perché da domani non si sa. E luna, andiamo alla mer. Singa, smettila. Pranzo con spirulina e un po' d'acqua. E via. Allora, questo telefono aveva un problema con la telecamera frontale quando registrava i video. Facciamo subito una prova per vedere se l'hanno sistemato. 1, 2, 3, prova.
1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Il mio iPhone 7 Plus dice le 14:49. Ah, questa è la terza carota che mangio, ok? Quindi il mio pranzo oggi: 4 pastiglie di spirulina da 500 mg l'una e 3 carote e un po' d'acqua. Quindi ripeto, niente vino, perché guarda, vedi? Non mi piace. È nera la pazza, ma non mi piace. Non mi piace, non è fotogenica la faccia, non mi vedi, non mi piace. Sono il primo a giudicarmi, sono il primo ad amarmi, sono il primo, vedi, sono sempre prima, cioè, non, vedi, non aspetto che siano l'altro a dirmi, cioè, già da solo, capito, anticipo tutti. Anticipo tutti. Ci vuole pratica nel fare questo per sentirti bene, vedi, ci vuole pratica. Non può. Cioè, senza sentirti, vedi, in colpa o senza avere quel senso di dover andare a fare altro, ci vuole pratica. O ci vuole pratica o ci vuole fortuna. Avevo dentro, specialmente dentro la testa, un terremoto, frate, veramente un terremoto. Ma oggi, poi sai, le cose durano sempre poco, purtroppo. Cioè, tutto va e viene. Oggi c'è una cifra di calma, di pace. Credo quella pace, quella calma che non ti può dare il fare. Cioè, quando fai, fai. Qui invece si tratta di stare bene dove ti trovi. Di non avere. Cioè, di. Non so se stare nel presente, perché vedi, per quanto loro dicono bisogna stare e vivere il presente, ma il presente non si può chiudere in una scatola o chiudere in qualcosa e dire questo è il presente. Perché se è una cosa che scorre, non puoi, no? Non puoi aggrapparlo, non puoi dire questo è il presente, perché dal momento che dici questo è il presente è già passato. Quindi il fare provoca una cosa e il non fare non provoca nulla. Cioè provoca qualcosa, ma è qualcosa di inattivo. Oggi è pieno d'aerei, ieri niente, niente voli ieri, pochi voli ieri dall'aeroporto. Qui questa mattina stavo là, a Porta Ginesta. Adesso sono qua. Ora sì, frate, grazie. Cioè, sono me stesso perché altro non so essere, frate. E quindi per forza scegli di essere te stesso, no? Non c'è fatica, non c'è sforzo nel fare o dire qualcosa. Cioè, cercare di essere qualcun altro o qualcosa che non sei è un lavoro inutile. Quindi in questo momento realizzo che potrei fare mille cose. Un milione di cose, vedi, potrei fare produrre, 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 però sarei in fila con gli altri, cioè sarei anch'io là a correre con gli altri, verso, no, il fare, a produrre, cioè anche se non è che lo voglio completamente questa cosa, stare tutto il giorno al mare e non fare nulla, ad abbronzarmi e a parlare con te, ma sa, mi tocca, e come si dice, a chi tocca se ingrugna. Perché è difficile scegliere infatti se stare da una parte o dall'altra. Ecco perché forse la via di mezzo è quella giusta. Cioè che un po' fai questo e un po' fai quello. Quando quello è troppo, torni a fare questo. Quando questo diventa troppo, allora torni a fare quello. Socializzi, vedi, socializzi, conosci gente e. Però non puoi farlo per troppo tempo, perché come superi quella soglia, cioè quel gradino, come vai su, il gradino, immagina c'è il gradino che no, ti serve questo, tu lo superi e vai in overdose alla fine. È come mangiare troppo, come bere troppo, come dormire troppo, come parlare troppo, vedi, vai sul troppo. Come il peso, anche il lavoro deve essere monitorato. Cioè, quando vedi che è troppo, vedi, ti fermi, rallenti. Parlo per la mia situazione, vedi, perché non ho famiglia da mantenere, non ho figli, non ho. Ok? Credo si possa fare anche in quella situazione con moglie, figli e casa, perché uno spende sempre più di quello che gli serve, che dovrebbe spendere, per cose che non gli servono. Okay? A tuo figlio non gli servono 40 magliette, 20 paia di scarpe, non gli servono le Adidas, non gli servono. È normale, pensi, che faccio? Mando mio figlio in giro, no, con la roba del cinese? E che penseranno gli altri? Perché poi ti preoccupi ovviamente di quello che pensano gli altri. Ma tu vuoi la pallina, vuoi? E allora vai.
Dove vas? Singhi! Singhi! Oggi non la faccio nuotare, gli do un po' di riposo. Perché va bene nuotare, va bene fare la fisioterapia, ma credo deve anche un attimino recuperare, no? Che vuoi, Tese? Che vuoi? Vuoi andare al camperine? A manze manze, Tose, dopo Tose. Dai. Sei femmini, spettini, eh?